scuola. Il contratto di filmare è il contratto. Ciao Anna. Buongiorno maestra. Buongiorno. Buongiorno. Hai visto un euro come la tua famiglia? È proprio carino. È proprio carino, guarda. Gigio. Io ci... No, io neanche. Io non entro. Io non ho studiato. Poi sta quella cretina sempre. Sempre ci. Oggi, se entro al neuro li faccio male. Sì, poi l'ho vista prima di entrare. Con quel vestito non l'hai vista? Poi tacchi a scuola, dai, mena. Neura. Neura oggi, mamma mia. Secondo me Neura te la fa col bidello. Solo col bidello? O tutti direi, vai. Dai. Entriamo. Appena poco ci arriva. Ma ora non ci voglio entrare. Sbrigati. No, dai, saltiamo. Ah, no, non farmi entrare, quella puoi mettere due oggi. Ti muovi? Entra. No. Dai, non fare così. Siediti. Ah. Preside, scusa se non sono entrato ieri. Porto il gatto. Signore, lo so, è morto pure la settimana scorsa. Che devo fare? Muore sempre. Quello muore, risuscita, muore. Non tengo un gatto, tengo uno yo-yo. Va bene, muore. Tu sei brutta. Ciao, ciao, ho portato i compiti. Ciao Pietro, bravo. Ciao, siediti, dai. Ciao Leura. Sempre più schifosa, eh. Oggi fa proprio schifo. Ciao. Con quel codino però. Con quel codino Leura. Ma ce l'ha da tutte le parti quella cosa, Leura? Sì, da tutte le parti. Basta con queste parole. Che schifo. Benissimo. Aspetta, mi metto con questo, eh. Al posto. Ferma tu. Ma che vestito ti hai messo oggi? Oh, che belle quelle scarpe, professore. Da donna le fanno pure. Molto spiritoso. Grazie, altrettanto. Scendiamo i piedi? No, già hanno fatto tutto, già hanno bisogno, cacca, mi hanno fatto, non c'è bisogno per scendere. Beh, scendiamo, rimane. No, insieme allora, uno, due. Dai. Lasciamo se questo, stiamo comodi. È ancora un'ora. Possiamo iniziare? Scendiamo i piedi? No. Basta, no, scendiamo i piedi, per favore. Dai, inizia. Tranquilla. Poi stiamo qua a fatti nostri. Vabbè. Comunque, buongiorno. Buongiorno. Facciamo l'appello? Che facciamo? L'appello. Vai, siamo morti. Ah. No. L'appello. Ci siamo. Allora. Ci sono. L'appello. Anna. Ecco, maledetta. Ecco. Come sempre. Non salta mai un giorno, Maledetta. Neurina? Era meglio se non ci fosse. Gigio? Eccomi, purtroppo, di nuovo qua. Pietro? Entra, lo fa finire. Si dice presenta. Presenta. Oh. Ho detto. Vabbè, Eugenio dov'è, scusate? Eugenio assente. E perché? Perché se uno è genio, che viene a fare? Smettiamola, Vabbè, avete fatto i compiti? Senti, professore. Bella Neurina. Zitta. A posto. Siamo al gommone, Ma è stravata. Basta. Ehi, che fava? Gigio, È troppo. No, questi codini sono bellissimi. Gigio. No, Neurina. Attenta, no. Fai la brava. Dai, su, siediti. Se basta, cominciamo. Se no, guarda lì, stai zitta tu. No, oh, fatti tuoi. Quando quando niente ti ha insegnato? Siediti, schifolla. Senti, professore, ma uno può essere punito per una cosa che non ha fatto? Certo che no. Allora non fate i compiti. Ma no, ma iniziamo, Inizia un po'. Vabbè. Bella, allora, Neurina. Stai zitta, Barbara. Neurina? Hai fatto il pensierino con la parola mescia? Ti pare? Mia madre mesce la pasta ogni giorno.
Brava Neurina. Ora tocca a Pietro. Pietro! Allora, vado. La mamma mi ha comprato un paio di mutande nuove. E messe tutte di fuori. È troppo. Vediamo. Faglielo vedere la Neurina. Vediamo che succede. Basta, non mi piace. Basta, interroghiamo. Lo sai che professore, sai che Neura è della Kinder? Infatti c'è una sorpresa. Basta! Basta! Vabbè, dai. Ragazzi, basta, dobbiamo interrogare. Allora vi faccio una domanda. La moto lui la rubata, si mette la voce, Chissà! Moto. Posso? Dai, parla! No! Mamma mia! Chissà qual è l'animale più veloce al mondo? Io lo so! Il polpo, perché è sempre in pole position. Sei un ciuccio. Anna, dimmelo tu, per favore. Brava Anna! Stai zitta! Brava! Sentite! Vabbè che mi sono volati i compiti! Una volta faccio i compiti e se ne vanno pure! Prendi i compiti! Una volta li faccio! Si fanno le bolle i compiti! Cioè forse questa è la prima volta in... Neura! Basta Neura! Neura, sei brutta come la fame! Allontanati! Neura! E sei tu? Dai, i genitori ti hanno preso qualcosa a fare, ti hanno preso. Possiamo continuare? Professore, ha detto Neura, ma la macchinetta stanno pure i croccantini? Sì. A posto, Neura, va. Neura, vai a mangiare, tranquilla, vai. Cagnolina? No. Dai, basta. Non fate gli stupidi. Dai, sappiamo che a Neura piace soltanto il Nesquik, tanto. Comunque, brava Anna, hai dato la risposta corretta. Brava. E sentite un po'. E qual è l'uccello più veloce al mondo? Maestra? Quello del ghepardo. Se il ghepardo è veloce, il ghepardo è giusto, ha ragione, è velocissimo. Basta. Vabbè. Basta. Fatti due. Ma non li metto. Sì, adesso li metto due. Scendi quei piedi. Champagne, vai. Ungimi tutto, disse quello. Buonissimo. Neurina, dai, Neurina. Comunque mia madre dice che l'uccello più veloce è quello di mio padre. Non ne avevamo dubbi. Pregato così tanto che Neurina, per favore, non ti ci mettere anche tu. Vabbè, sentite qua, almeno sapete cos'è la cosa più veloce al mondo. Io. La zecca che sta sempre in testa. Io. Va bene. Guarda che cosa. Chi sei? Parla. E dire. E voi? Che dite? Secondo me no. Professore, se non è vero. La cosa più veloce del mondo non è la luce. La cosa più veloce del mondo è la cacca. Perché praticamente l'altra notte dovevo andare in bagno. Non ho fatto in tempo a accendere la luce, già mi ho cagato su me. Basta! Che ne sai? Quindi hai fatto la cacca addosso. Bravo il pollo! Ah, che schifo! Cioè, quanti anni c'ha che ti fa la cacca addosso? Cioè io una domanda però, una domanda improcrastinabile. Sentiamo. Ma se la museruola, no, se la museruola si mette sul muso, la cazzuola, dove si mette? Ma scusa, perché non mi rispondi? Perché non mi... Neura, ciao! Zitta! Devi stare zitta! Senti, questa è Sama, le scorreggi, no? Cioè, le scorregge, no? Pesano? Pietro, ma che dici? Cioè, dico, le scorregge pesano, sì o no? Certo che no. Benissimo, sono cagato addosso. Pietro! Io posso cambiare banco, questo puzza! Benissimo. Vabbè, maestra, comunque io devo andare un attimo a pisciare. E non ci dice così! No. E come ti dico? Si dice, posso andare a fare un filino di pipì? Maestra, posso andare a fare un filino di pipì e anche un rotolo di cacca? Basta! Ciao! La cacca del giro. Basta. Ciao, faccio così proprio. Ciao. Allora, Pietro. Ciao. Ti faccio una domanda. Vai. E se non rispondi ti metto due. Buono, aspetta il resto.
Senti, qual è quell'animale che vive spesso in casa? Ha due antenne in testa e fa miau miau. Chi è? Aspetta, no, pure pensare il gatto, però le antenne verdi. È un gatto, le antenne te l'ho messa per confonderti. Tieni le corna questa. Allora, ti faccio una domanda a te. Allora, che cos'è quella cosa rosa? Oddio. Chi si allunga e si accoccia? Chi gli piace alle donne? E che c'ha due palle sotto? E il... Facci sognare, professore. Ah, lo sapevo, io ero il rossetto. Le palle non messo per confonderti. Però complimenti, bei gusti. Che schifo, c'è un serpente in bagno. Ma che dici che c'è un serpente in bagno? Che sta facendo, scusami? Biscia. Teorina! Bella! Quanto è bella Teorina? Bella! Detto da te mi fai paura, eh! Vai Anna, dimmi, dimmi! Devo dire una cosa! Beh, dimmi, allora, mio padre è meccanico! È una macchina velocissima! Alle 13 finisce! E alle 13:45 sta a casa! Stai calma, stai calma! Mio padre lavora al comune! Finisce di lavorare a luna, alle 12:15 sta già a casa un'oretta. Ecco! Studio sport, giornale sta coperto. Senti, Neorina, fammi una frase con avendo. Neorina. Vai, Brasile, facci sognare. Come fai una frase con avendo? Tranquilla, vai, rilassati, signora, tranquilla. Sei agitata? Sei bellissima, Neorina. Vai, 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 facci sognare. Sentiamo, sentiamo. Vai. Non volendo avere due, io vendo. Ma che cazzo? Che cosa vai dicendo, Neorina? Allora, Gigio, facci sognare, vai. Vabbè, Mio nonno. Ha una vecchia moto in garage. Vabbè, e quindi scusa? Allora, avendo. È vecchia, insomma. Che fai, non la vedi? Vabbè, per favore basta, oggi mi state veramente ridando. Allora, faccio... una cremina, professore. Una cremina? Sei ridata. No, non basta la crema con voi. Non basta, vabbè. Dai che basta. Basta. È proprio allora... una tragedia, ogni volta. Posso? No. Vabbè, facciamo due rime. Anna, inizia tu, eh? Inizia la frase e Pietro continua. Io. Allora. Sì. Vai. Ieri sono andata a pescare e ho preso un pesce padulo. E dove l'acqua mi arrivava? Pietro! E dai! Cambia frase, Anna. Per favore, cambia frase. E poi ho preso un pesce razzo. Ah, dove l'acqua mi arrivava tranquillamente? Pietro! Perché sempre riconoscere? E poi ho preso 4 starioni. Dove l'acqua mi arrivava proprio esattamente alle ginocchia. Non fa rima, Sì, perché stava a Passa Maria, se no io non faceva rima. Pietro! Ma sei scorretto, lo dirà. Pietro! Che vuoi? Pietro! Chi ti sta chiamando? Non lo so. Buongiorno. Oddio. Buongiorno. Oddio, no, addio. Di nuovo. Giù. E poi tu, oh, in piedi. Non posso. Non possiamo. Ci fa male la gamba. Sempre a scherzare, sta devo, no? Nero, stai in piedi solo perché ha messo il cavalletto. Scherzano sempre questi, Poi vi sistemo io. Altri. Ho Rita Berti. Poi vi interrogo a tutti. Chi ha sfondato porta via? Non è stato lui, giuro. Stava lui pure, se non lo dice è bastardo.
è vero che stavi tu? Vedi? C'era pure lui. Vedi, non c'è. No, non è stato Gigione. Gigione non è stato, giuro. Ma lo sapete, eh? No, non lo sappiamo. Non lo sapete. Non sappiamo chi è stato. Vabbè, allora. Poi sospenda tutti. No, ti prego, no. Dai, preside, per favore, mi dica quanto costa e glielo pago io, non si arrabbi. Ma se paga lei, porta via. Paga lei. Non ce la faccio più, mi sta scoppiando la testa! Non ti giuro, per favore, qua!